Ottimizzare non è mai stato così facile. Gli LTM possono essere configurati su richiesta con un'unità denominata Rotoflex, brevettato, che funge da stazione intermedia di raccolta a tre posizioni, in grado di contenere le barre in funzione della sequenza cronologica di ottimizzazione, fino al raggiungimento del numero stabilito, e successivamente rilasciarle. Posizione cartellino completata. Le barre che si originano dalla prima sequenza di taglio, vengono convogliate e scaricate all'interno delle sacche dinamiche libere, creando delle posizioni aperte. Le sequenze di taglio successive, vanno ad implementare il numero di barre depositate fino a che in una si raggiunge il numero predefinito, posizione chiusa. A questo punto il fascio viene scaricato, rendendo la sacca disponibile per la raccolta di barre appartenenti ad una nuova posizione aperta. I vari fasci completati, posizioni chiuse, vengono convogliati attraverso successive via rulli o alimentatori a catena alle stazioni di raccolta, legatura e sagomatura automatiche, in funzione delle diverse configurazioni dell'impianto.